anch'io ringrazio Bianca Berardi Curti per questa introduzione e chi ha organizzato questo incontro e chi lo ha reso possibile, nonostante qualche difficoltà, così almeno mi è parso di capire. E grazie a voi per questa partecipazione veramente imbarazzante, vedo anche delle persone che hanno la vita. Non ho visto più che sono lucetta perché rimaniamo. Certo. Allora, io, visto che si parlava prima di libertà di informazione e di Costituzione, vorrei partire proprio da questi due concetti che non sono mai stati messi in discussione questi primi 60 anni di storia repubblicana. Io mi ricordo quando ero piccolo, quando andavo a scuola, non mi è mai capitato di affezionarmi in maniera particolare alla Costituzione, nel senso che la Costituzione stava lì, nessuno la discuteva, si trattava semmai di applicarla. Da diversi anni invece ormai la Costituzione è diventata oggetto di controversia, è più accettata da tutti, direi anzi che è raro trovare qualcuno nelle nostre forze politiche che la accetti così com'è. Il primo ad aprire la breccia fu nel 1980 Giuliano Amato, come Picasso ha avuto vari periodi, il periodo rosa, era il periodo Craxi quello, e quando Giuliano Amato collaborava a scavare il debito pubblico, che poi nel periodo rosa, quando divenne un risanatore della finanza pubblica, riempì quel buco, sempre con soldi nostri naturalmente, ma nessuno si era ricordato che lui prima di colmarlo quel buco lo aveva scavato. Oltre a scavare quel buco, come consigliere economico e ministro del tesoro, Giuliano Amato era anche il consigliere giuridico, il dottor Sottile, il tigellino da tasca di Craxi, e scrisse un articolo, secondo me devastante, intitolato La Grande Riforma, nel quale appunto proponeva di dare una svegliatina a questa Costituzione che già gli sembrava vecchia nel 1980. Sono passati 28 anni, nel 1980 la Costituzione repubblicana aveva, se non erro, 34 anni. Ma non capita da nessuna parte al mondo che la Costituzione delle democrazie occidentali venga messa in discussione. Al massimo si dà una limatina a un articolo. Recentemente Sarkozy in Francia, appena andato al potere, ha modificato la Costituzione per aumentare le garanzie e i controlli sul potere. Da noi la Costituzione è messa continuamente in discussione per eliminare i controlli sul potere. Il controllo della libera informazione, il controllo della magistratura e anche il controllo dell'opinione pubblica. Siamo reduci proprio in queste ultime ore da un annuncio che forse non si ascoltava dai tempi di Beccaris, cioè dal 1899 si è deciso di solennizzare il 90° anniversario. No, che dico 90°? 110° anniversario. 1898. All'inizio dell'anno prossimo, delle incantonate di Papa Beccaris, quando il nostro Presidente del Consiglio ha annunciato di aver convocato il Ministro dell'Interno per dargli istruzioni su come fare intervenire la polizia
nelle scuole e nelle università per scongelare eventuali fenomeni di occupazione. Poi non se ne è fatto più nulla, anche perché lui nel frattempo ha cambiato idea. Strano. Anzi ha detto che i giornali non l'avevano compreso in senso profondo il suo intervento. Temo che anche sia avvenuto qualcosa col ministro Maroni, il quale per ragioni autobiografiche avrebbe qualche difficoltà a sgomberare gli occupanti che si rendessero responsabili, non so, per esempio, di fenomeni tipo resistenza pubblico ufficiale. E il ministro Maroni ha una condanna definitiva per resistenza pubblico ufficiale. E quindi probabilmente provava imbarazzo di fronte alla prospettiva di punire altri che si rendessero responsabili di comportamenti già commessi da lui. Cioè, con quale faccia il ministro dell'interno può dire a un ragazzo che sta occupando, dice, non resistere alla forza pubblica, se ne dice il tuo ministro che ha già resistito valorosamente alla forza pubblica, si mette a contare di si decide di soprassedere per questo piccolo conflitto. E però è molto interessante perché comunque si è stabilita un altro precedente. Ogni giorno noi stabiliamo un precedente, ogni giorno diamo una spallata a un qualcosa che prima era considerato ineliminabile, e quindi adesso si può tranquillamente minacciare di perdere il dissenso con gli idranti o con i manganelli. A parte un editoriale del direttore di Repubblica e qualche articolo sui giornali della sinistra, che sono poi che dai pochissimi, non mi è parso di notare una particolare reazione da parte della cosiddetta intelligenza. Non ho visto editoriali di fuoco del Corriere della Sera, anzi ho visto un commento che diceva che così Berlusconi rischia di favorire le frange estreme dei manifestanti, cioè il problema che lui minaccia di manganellare i dissidenti non è un problema in sé, è un problema perché potrebbe fomentare le frange estreme. Poi è stato in Cina, i dirigenti del regime cinese l'hanno invitato anche a una certa moderazione si attendono reazioni dal Cile, che anche loro lo inviteranno. Quindi io penso che sia diventato, mentre quando io andavo a scuola mi sentivo dire la scuola antifascista, mi mettevo abbastanza a ridere, nel senso che dice, ma che senso ha parlare di antifascismo quando il fascismo è morto e sepolto? È un po' come parlare di anticomunismo. Cioè, ieri sera c'era questo quota, questo capogruppo della Lega da non zero, infatti si rivolgeva a due madri, tra l'altro dell'alta borghesia, una signora che probabilmente guadagna 10 volte quello che guadagna cosa, dice, lei è indottrinata dai comunisti, quella si guarda parlando quindi è come parlare, era un po' come parlare di anticomunismo nel 2008. In realtà oggi ha di nuovo un senso parlare di antifascismo, perché recentemente abbiamo sentito questo Presidente del Consiglio fare l'elogio di Italo Balbo. Balbo è il mandante del delitto Don Minzoni. Cioè, era un valoroso aviatore, sì. Allora, che Hitler faceva degli ottimi acquarelli, mi pare, però. Abbiamo sentito dire che si devono fare classi differenziali tipo apartheid, sempre dal quota medesimo. Abbiamo sentito dire che i musulmani devono andare a pregare e a pisciare nei loro deserti, da un sindaco, anzi
pro sindaco di Treviso Gentilini, detto il prosecco anche del sindaco, poi abbiamo sentito dire che in fondo, insomma, fino alle leggi razziali il fascismo non era stato granché, però Matteotti l'avevano ammazzato molto prima delle leggi razziali, e quindi forse è diventato utile parlare anche di antifascismo, ma è molto triste parlare di antifascismo nel 2008, perché non c'è un altro paese d'Europa che si interroga sul fascismo nel 2008. Non esiste. Come non esiste nessun paese che si interroga se non sia il caso di fare da capo la Costituzione, se sia il caso di sfasciare l'unità nazionale. Sono cose che non esistono, ma non esiste nemmeno un paese dove in campagna elettorale i partiti si fronteggiano con i rispettivi programmi sulla giustizia. Se voi controllate, né Obama né McCain hanno alcun programma sulla giustizia. Il loro programma sulla giustizia è che la giustizia c'è e chi commette reati va in galera. Insomma, questo è condiviso pienamente dai democratici dei repubblicani. Non è che uno dice no, ma io tutti uguali di fronte alla legge meno qualcuno. Non c'è nessuna divisione su questi. Il principio di eguaglianza non è oggetto della campagna elettorale americana, nessuno verrebbe in mente fare un comizio dicendo io i magistrati li farei e l'altro no, invece io li difendo. Non ne parlano proprio, la giustizia sta là, nel senso che la campagna elettorale è fatta per decidere chi governa gli Stati Uniti, non per chi amministra la giustizia degli Stati Uniti. La giustizia degli Stati Uniti viene amministrata secondo regole che sono lì dalla morte dei tempi, che nessuno intende mettere in discussione. A nessuno verrebbe in mente di dire chi si crede di essere la Corte Costituzionale per bocciare le leggi incostituzionali. Ogni paese ha una Corte Costituzionale che sorveglia per vedere che le leggi siano conformi alla Costituzione. Non capita di dire cioè, la Corte Costituzionale ha bocciato la nostra legge, cioè, allora bisognerà riformare. Recentemente è stato detto, dice, se la legge Alfano passa bene, se non passa è allora bisognerà riformare la Corte Costituzionale. No, bisognerà eliminare la legge Alfano se non passa. Il problema è che noi siamo governati da uno che non fa leggi incostituzionali. Lui è uno che è incostituzionale. E non è neanche che è più forte di lui, cioè non è colpa sua, è una cosa sua proprio intima. Lui fa una cosa, poi qualcuno gli dice, ma guarda che è vietato dalla legge. Ah beh, allora vuol dire che la legge è sbagliata. E la legge o la Costituzione non collimano con i comportamenti che lui di volta in volta decide di tenere, vanno modificati non i suoi comportamenti, ma le leggi e la Costituzione. Quindi non esistono leggi ad personam dal suo punto di vista. Lui ritiene che la Costituzione sia stata fatta contro di lui. Quando lui aveva 8 anni, ma è stata fatta contro di lui. Persecutoria. Il codice penale è stato fatto nel 1930, contro di lui che non era ancora nato. La divisione dei poteri 3 secoli prima che lui nascesse è stata concepita da Montesquieu e da quegli altri cialtroni esattamente per forza. È un continuo, è una cosa persecuzioni retroattive. Quindi noi oggi dobbiamo mettere di nuovo in discussione tutto, perché non c'è più niente su cui siamo d'accordo, non c'è più un territorio comune su niente, non esiste più nemmeno il campo quale giocare una partita. Non si gioca la partita e non c'è il campo, non c'è niente. E infatti noi abbiamo fatto questo libro per spiegare 3 leggi. E
vero che avevamo fatto dei libri per spiegare dei processi, eccetera, uno diceva, vabbè, processo è complicato, magari il tribunale non ci sta, la spiegazione. Ma fare un libro per spiegare delle leggi ancora non era mai capitato, credo. Non credo che esistano dei libri che spiegano delle leggi, nel senso che di solito le leggi, cioè uno, se è un tecnico, se ne va a vedere sulla gazzetta ufficiale, va a vedere i commenti dei giuristi, ma libri che spieghino delle leggi, noi invece abbiamo sentito l'esigenza di scriverlo, e credo che fosse un'esigenza che non avevamo soltanto noi di scriverlo, ma c'era anche un sacco di gente che aveva l'esigenza di leggerlo, tant'è che poi senza costringere nessuno il libro ha venduto già piuttosto bene in questi primi 2 mesi e mezzo di vita. Quest'estate, quando abbiamo visto che passavano leggi su leggi, e la percezione che i cittadini avevano di quelle leggi era l'opposto di quello che in realtà quelle leggi comportavano. Mi interrompo, vedo che ci sono dei posti in prima fila vuoti, le persone si mettono a terra e anche in piedi. Anche se non vorrei occuparti. Ce ne sono rimasti 3-4. Quindi dicevo, abbiamo fatto questo libro, nel frattempo le leggi sono aumentate di numero. E la percezione continua a essere quella contraria rispetto al dato di fatto. Io non sto dicendo che manca la critica alle leggi, manca proprio la spiegazione elementare di quali sono le conseguenze sortite da queste leggi. Anzi, nella migliore delle ipotesi c'è chi ritiene che certe leggi, le famose leggi ad personam, a noi non ci riguardano perché riguardano la persona. E quindi lui dice, vabbè, alla fine è una partita fra lui e i giudici, fra lui e i pubblici ministeri, la solita struttura di Milano, ma noi che ci frega, non arriviamo alla fine del mese, o non arriveremo alla fine del mese presto. E quindi abbiamo delle cose più urgenti di cui occuparci che non di questo. Un'eterna vega fra lui e la procura di Milano, anzi, se l'hanno liberato finalmente la pianterà di menarla con questa storia della procura di Milano, non avrà tutte le energie concentrate lì, si dedicherà finalmente ai problemi del paese. Ecco, quello che manca, insieme alla conoscenza di queste leggi, è qual è l'effetto sulla vita nostra delle leggi ad personam. Non esistono leggi ad personam che non abbiano effetto sulle personas, intese come popolo italiano. Chiunque lo pensi è disinformato. E quindi abbiamo cercato di far capire rapidamente, perché questo è un istituto che abbiamo scritto in 15 giorni, rapidamente che cosa succede se queste leggi passano e se queste leggi restano, perché alcune sono già passate. È interessante la costruzione che sta dietro a questa produzione legislativa, perché queste elezioni hanno una particolarità che pochi hanno presente. Queste elezioni non le ha vinte Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi ha preso 100.000 voti in meno con il suo nuovo partito, il Popolo delle Libertà Provvisorie, cioè con la fusione tra Forza Italia e l'Alleanza Nazionale, il Popolo della Libertà ha preso 100.000 voti in meno di quello che i due partiti avevano preso 2 anni fa quando avevano perso le elezioni contro Prodi. Quindi come fa a vincere uno se ha preso 100.000 voti in meno di quando aveva perso? Semplice, ha un alleato che ha preso molto più dei 100.000 voti che lui ha perso, si chiama Lega Nord, ha quasi triplicato i suoi voti, non soltanto nel nord, ma ormai anche nel centro, ci sono percentuali a 2 cifre in Emilia-Romagna, e persino in Toscana. Quindi prossimamente arriva anche da voi. Perché hanno votato Lega Nord? Sono diventati tutti razzisti, sono diventati tutti borghesi o no? Sono tutta gente che prima votava a sinistra. O votava Berlusconi e non ne può più e hanno votato Lega Nord, oppure votavano
sinistra radicale cosiddetta e sinistra riformista cosiddetta, e adesso vota per la Lega. L'altro partito che ha guadagnato voti è stato il partito di Pietro, non a sufficienza per colmare il divario che passa fra il 50% e il Partito Democratico, che ha perso soltanto il 3%. Quindi la Lega ha vinto le elezioni. Perché le ha vinte? Per la stessa ragione per cui Di Pietro ha aumentato i voti a sinistra, cioè perché c'è un'esigenza di sicurezza da parte dei cittadini, i quali in campagna elettorale avevano questo come chiodo fisso: non c'era ancora la crisi finanziaria, solo Grillo sapeva che sarebbero fallite le banche, Consol ancora non aveva capito, ma Grillo è più avanti della Consol, sapete che dai tempi di Parma anticipa di circa 3 anni i riflessi della Consol, Consol ha riflessi piuttosto lenti. Consol se ne accorge dopo i crash, Grillo prima. Il tema quindi non era la crisi finanziaria, il tema era la sicurezza. Uno può dire finché vuole, credo che ci siano studi universitari su quello che è la percezione della sicurezza rispetto a quello che è la sicurezza reale o l'insicurezza reale. È chiaro che ci sentiamo molto più insicuri di quanto poi in realtà non siamo. Secondo le statistiche siamo il paese europeo, salvo gli scandinavi, più sicuro. Abbiamo una curva di costante diminuzione dei reati negli ultimi 20 anni, interrotta per breve periodo dall'indulto. Questa idea geniale che ha avuto il centro-sinistra di approvare l'indulto più vasto della storia repubblicana, 3 anni di bonus a quasi tutti i delinquenti e i detenuti, con liberazione di circa 50.000 delinquenti detenuti in poche settimane, tra quelli che stavano in carcere 30.000 e quelli che stavano in pena alternativa 20.000, ha provocato un boom di reati piuttosto prevedibile, anche perché se mandi fuori 50.000 delinquenti non ci dai niente da fare, quelli tendenzialmente una cosa sapevano fare e fanno quella. Naturalmente l'indulto così vasto l'ha imposto Berlusconi, perché se il bonus non era di almeno 3 anni, Previti non usciva dagli arresti domiciliari. Per far uscire Previti ne ha fatto uscire 50.000 in modo che non si capisse che era fatto per Previti, tanto una cosa veramente assurda, e poi è ricaduta tutta sul centro-sinistra, anche se l'indulto lo ha votato Berlusconi, lo ha votato Casini, ma essendo suo le televisioni poi lui non ha fatto sapere di averlo votato, per cui sembra una roba di sinistra, mentre in realtà è una roba di tutti, salvo Lega Nord di Pietro, guarda caso gli unici due partiti che sono andati avanti alle ultime elezioni. Non lo votò neanche AN, ma si divise, molti di AN votarono l'indulto, i comunisti italiani si astennero, ma sono i due partiti che avevano fatto la battaglia contro l'indulto in piazza, erano la Lega. Quindi perché hanno sentito così tanto un tema come la sicurezza in un paese che è mediamente più sicuro di 20 anni fa e più sicuro di tutti gli altri paesi d'Europa? E beh, provate a fare programmi quotidiani tutte le sere sul delitto di Cogne, il delitto di Garlasco, il delitto di Perugia, il delitto di Erba, i pedofili di Rignano Flaminio e avanti di Europa, si fa l'idea che il passatempo preferito delle famiglie italiane sia quello di scannarsi e di scontarsi a vicenda. E quindi se poi uno legge anche sul giornale scarcerati 50.000 delinquenti che sono tornati a delinquere, dice: mi sento insicuro. Dice: ma è solo una percezione. Sì, è solo una percezione, però mi sento insicuro. Quindi il tema della sicurezza non si può esorcizzare dicendo agli elettori che si sentono insicuri che sono tutti dei fascisti, perché di solito sono le fasce più deboli che si sentono insicure, sono quelli che vivono nei quartieri popolari delle grandi città, escono di casa, si ritrovano quando gli va bene il pappone che organizza il traffico delle prostitute, quando gli va male il drogato con la siringa che li minaccia. Automaticamente, se non incontrano nessuno che gli spiega come risolverà il loro problema, incontrano Borghezio e votano per lui. Il che non vuol dire che sono diventati come Borghezio, vuol dire che hanno incontrato solo Borghezio. Certo, se frequentassero il salotto di Maria Angiolillo oppure l'Hard Rock Café di Via Veneto, incontrerebbero anche Bertinotti. Purtroppo è gente che non frequenta né Via Veneto.
con l'estrema speranza di incontrare Bertinotti sullo yacht di Valeria Marini e Cetticoli, ma purtroppo l'operaio non ti frequenta lo yacht di Vittorio Cetticoli e di Valeria Marini, quindi un'altra chance. Le elezioni sono andate così per questa ragione. E dato che gli elettori hanno sempre ragione, come i clienti dei ristoranti, degli eventi, dei negozi, è inutile stare a dire hanno sbagliato. Non hanno sbagliato, hanno votato dando sfiducia a una maggioranza che aveva promesso certe cose e che ne ha fatte delle altre. Ora per voi il problema è capire se si sono affidati in buone mani della vera sicurezza. Perché non è detto che il fatto di non avere votato più per il centro-sinistra sia assolutamente incomprensibile. Li obbligassi a votare per il centro-destra, se poi alla fine si notasse che il centro-destra non è in grado di soddisfare le loro esigenze di sicurezza. Quindi oggi l'informazione dovrebbe spiegare che cosa sta facendo il centro-destra per la sicurezza, visto che per quello è stato votato, non per altre ragioni. Nessuno ha detto in campagna elettorale aboliremo il processo per nessuno ha detto in campagna elettorale si spende troppo, taglieremo sulla scuola, sulla ricerca, sull'università e sull'aria pulita. Perché se ci avessero detto una roba del genere, penso che anche l'elettore più idiota e più goloso piuttosto sarebbe rimasto a casa. Ci hanno detto che diminuiremo le tasse, ci hanno detto daremo più sicurezza, ci hanno detto tolleranza zero, quindi è su questo che vanno sfidati i nuovi governanti. Risulta per esempio che gli sbarchi dei clandestini siano triplicati da quando ci sono questi qua. È colpa di questi qua? Assolutamente no. Il numero degli sbarchi dei clandestini prescinde completamente dal colore del governo dell'Italia. Arrivano quando gli pare, per le ragioni che gli pare a loro. Di solito cause di forza maggiore, tipo carestia o guerra. Dice, ma adesso ho fatto l'accordo con Gheddafi, non arrivano più. Ne arrivano più di prima. Noi manderemo nei prossimi 20 anni 5 miliardi di dollari a Gheddafi per esercito di non si sa bene che cosa. Dice, i danni del colonialismo, a parte che nessuno se li ricorda più, poi se andate in Libia, le uniche strade che hanno le abbiamo fatte noi. Quindi la Libia dovrebbe pagarci le strade che gli abbiamo fatto, non noi che dovremmo risarcire i danni. Bene, risarcire quel caso c'è, però lui non manda più i clandestini, che arrivano tranquillamente come prima. Manca questo dato in televisione, anche io ad anno zero a maggio il governo era insediato da una settimana, venne il ministro Castelli e disse guarda caso da quando siamo arrivati noi non è più sbarcato nessuno. E poi ci sono le leggi, come vi ho detto, le leggi si dividono in due categorie. Le leggi ad personam funzionano. Le leggi per la sicurezza dei cittadini non funzionano, sono finte, sono spot, sono fumo negli occhi, mentre quelle fatte per salvare un potente e la sua critica, quelle funzionano benissimo, all'istante. Le seconde vengono fatte apposta per nascondere gli effetti devastanti delle prime. Quindi voi vedete che abbiamo quotidianamente bombardamento, c'è proprio una pianificazione, ogni giorno viene annunciato un nuovo provvedimento contro la criminalità per la sicurezza dei cittadini, perché loro lo sanno di essere stati votati per quello e quindi hanno un iperattivismo, soprattutto in quel settore. Non devono dare tempo alla gente di riflettere su quello che viene fatto, perché se uno riflettesse con un minimo di informazione capirebbe che quello è tutto finto. Io non sto discutendo se sia giusto o non sia giusto prendere le impronte ai bambini rom. Non mi interessa la filosofia in questo momento. Io mi sto interessando della pragmaticità. Cioè, vuoi fare una cosa?
ha proprio una legge perché quella cosa avvenga? Quella legge è adeguata al fine che si propone, che è stato annunciato? Funziona o non funziona? Su questo bisognerebbe invece di fare grandi discorsi di principio. Il sera dentro è venuto all'anno zero, citava Saint-Exupéry, e il piccolo principe in studio rotolava i sentimenti del pubblico che avrebbe voluto sentire qualcosa un po' più concreto. E ne frega niente di Saint-Exupéry. Vorrei sapere se le leggi che loro annunciano per liberare le strade dalla prostituzione funzionano o non funzionano. Vorrei sapere, visto che hanno promesso di far sparire i Rom e gli zingari, se è vero che spariscono o no. Vorrei sapere, perché è per quello che loro vengono votati ed è per quello che nei sondaggi continuano ad aumentare i loro consensi. Se sono consensi fondati, benissimo. Se sono consensi infondati, domandiamoci che quello sta facendo l'informazione. Poi l'informazione a questo serve, dare ai cittadini gli strumenti per decidere se quelli che hanno votato stanno meritando la fiducia. Io non sono mica ideologico, io penso che se Berlusconi facesse delle buone leggi per la sicurezza dei cittadini, sarebbe doveroso votargliele. Non è che solo perché le fa lui, se sono buone bisogna poi votarle. Quindi tutte queste tippe sul dialogo, mica dialogo, non ha nessun senso, se ne fa una buona. O meglio, se ne facesse eventualmente mani nella sua vita una buona, perché non votargliela? È proprio per questo che bisogna sapere che cosa succede un minuto dopo che la legge è stata approvata. È questo che si dovrebbe sapere. Finché c'è un po' decine. Perché c'è anche qualcuno che richiede che si possano anche prendere dei fronte soltanto a un'etnia. È inutile sta via di razzista, fascista, nazista e apartheid, eccetera. È molto meglio dirgli, scusa, a che cosa serve prendere delle impronte a dei bambini rom? Che te ne fai? Dove le metti? Con che uso ne fai? Noi abbiamo alcune questure che hanno un cassetto, un faldone, con dei fogli, con delle piccole improntine di bambini rom. Intanto guardano il codice dell'impronta, li mettono dentro, finito, non serve a niente, zero. È servita a farci passare come il paese più razzista d'Europa, no? Ma alla sicurezza non è servita a niente. Al massimo bisognerebbe prendere le impronte a quelli che distruggono i bambini rom, ma lì è più complicato perché sparano, di solito. Quindi si preferisce al bambino. Un po' come comparare la Chiamata, no? Che è un paese di pezzenti, ma o l'Iraq, ma ci avrebbero forse fanno l'atomica. Sì, anche la Corea c'ha l'atomica, ma nessuno si è mai trattato da vicinanza, perché quelli fanno. Pensate all'uso che si è fatto dello stupro di quella ragazza africana in campagna elettorale a Roma, stuprata da un rumeno. Sono riusciti a dire che era la prova che i delitti in Italia li commettono soprattutto gli extracomunitari. Sono talmente ignoranti da non rendersi conto che avevano scelto l'esempio sbagliato, perché gli extracomunitari erano la vittima, mentre lo stupratore era comunitario. Ci hanno costruito un'intera campagna elettorale su un extracomunitario, quando la vittima dall'ospedale continuava a dire, ma extracomunitario sono io veramente? State parlando. Alemanno ha vinto grazie a quello stupro e all'uso che si è fatto di quello stupro e poi grazie al fatto che gli aveva messo contro l'utente. Che anche quello ha aiutato parecchio. Candidato Barcaro se la giocava, avevo portato l'acqua con le orecchie. Qualche settimana dopo, una turista olandese comunitaria è stata stuprata alla periferia di Roma da un gruppo di romeni comunitari, che loro sono andati a
gliele daremo adesso, chi era colpa? Di Ruperi, di Vetroni o di chi? Mi ha detto è colpa della signora, se l'è cercata. Che è un po' come dire a uno a cui hanno rubato il portafoglio, ci beh, ma anche te andare in giro col portafoglio, provo, e allora il ministro Maroni, che è il ministro più popolare nei sondaggi per la sicurezza, che è visto come l'uomo della sicurezza, l'uomo molto duro, lo spadone di Alberto da Giussano sempre sguainato, è andato a Matri e si è detto tanto io mi adesso in carcere perché i giudici sono lassisti, ma io ho già proprio il decreto di espulsione, così imparano. È stata un'ondata proprio di applausi, vai, vedi come duro, che spende subito. Nessuno ha riflettuto sul fatto che punire uno stupratore con l'espulsione significa fare un favore, di fare un deterrente contro gli stupri, minacciare gli stupratori di mandarli in un altro paese. Già bene, gli ha dato un'altra chance, che stupro uno in quest'altro paese. Poi alla prima torna in Italia, no? Perché è un paese dove ti trattano così bene, se stupri le donne, e l'unica cosa che ti fanno è mandarti via. Cioè, per fargli paura bisognerebbe dire ti buttiamo dentro e gettiamo la chiave. Allora sì, è linea dura. Ma che minaccia è spendere uno che ha stuprato una donna, mandandolo in un altro paese senza fare nient'altro? E calarti i pantaloni davanti al fenomeno degli stupri e creare una disparità di trattamento tra stupratori stranieri che vengono espulsi e stupratori italiani che si fanno magari 10 o 15 anni in casa, che sul sindacato degli stupratori italiani chiederà spesso di essere trattato come quelli italiani, ma non è perché ci buttate in galera e ci dimenticate dentro e spendeteci pure a noi, ci sono tanti ragazzi anche negli altri paesi a stuprare se Dio vuole, no? Eppure anche un annuncio di resa di fronte a un crimine così odioso come lo stupro è suonato come un segno di linea dura, di tolleranza zero, perché se non ci pensiamo più a questo. Dopodiché si è proseguito ogni giorno il suo annuncio, ogni giorno, per evitare che si rifletta su quello del giorno precedente. Ci sono stati le ondate di repressione contro i navaretti, fenomeno inquietante, in che modo parla di questa piaga dei navaretti? Quando andiamo all'estero la prima cosa che ci dicono è che abbiamo saputo che avete tutti i navaretti. Quindi abbiamo sindaci che hanno varato ordinanze, da quando il ministro Maroni ha dotato i sindaci dei superpoteri dal telefono, quest'estate siamo andati avanti per giorni e giorni, i superpoteri dei sindaci. Super. Sì, e ci sono sbizzarriti con ordinanze circuitarie, una più possibile dell'altra, c'erano quelli che avevano dietro i lavabetti, ordinanze che prevedono l'arresto del lavabetti, cioè l'ordinanza del comune di Firenze che prevede il divieto di lavare vetri in tutto il territorio del comune, per cui i proprietari di auto hanno cominciato a dire ma io i vetri della mia macchina non posso ancora lavare oppure non posso, se fosse vietato lavare soltanto i vetri delle macchine altrui o anche della propria, gente che per sicurezza usciva dal territorio comunale che arriva la posta e simpatico della Lega, credo, di un comune del Veneto che ha detto ma noi abbiamo risolto il problema, cioè come con le rotatorie, cioè, prova a fare un pezzo in mano solo infatti era un pezzo di seguire quello che ha appiccicato al parapetto, errore, quindi la piaga di lavamento di stata bloccata e accattonati molti comuni, e ho sempre lo stesso, questo assessore Sciocchi di Firenze che è ormai una leggenda, ha fatto un'ordinanza seguitata da molti dopo i superpoteri dei super sindaci, questo ciò
ordinanza per punire severamente e quindi dissuadere gli attentatori. La sanzione prevista sono multe salatissime, così non può funzionare senza pensare alla scolazione di quello che stiamo facendo. Cioè, multe salatissime per gli attentatori. Immaginate l'effetto deterrente di una multa salatissima su un poveraccio che non ha una lira per fare l'attentatore e quindi sa che non pagherà mai la multa salatissima che gli è stata inflitta. Derisate degli attentatori. Come, è come punire una salma mettendola sottoterra o pesce buttandolo in acqua, una cosa piccola. C'è proprio a me la mia parte uno che è stato il giornaliere, il giornaliere, e con un euro mi preoccupo, perché forse un euro ci arriva, ma se è salatissima. Però l'effetto è ottimo, gli cantano gli accattoni delle persone. Chissà chi oserà più andare in giro a chiedere le cose a tu. Poi recentemente il cavaliere ha detto adesso passiamo ai trattati. Che è una piaga autentica proprio, come il traffico, Palermo, Scirò, il rapitario è un'altra figura demoniaca proprio, nota in tutto il mondo, infatti l'Economist, il Financial Times, eccetera, quando parla dell'Italia dicono paese noto, se i graffiti. E quindi anche lì naturalmente dice prevederemo un reato perché non è possibile che non esista un reato per i graffiti, non sanno gli attimi che esiste il reato di danneggiamento per cui chi danneggia pubblico edificio è già possibile dei rigori della legge, non c'è bisogno di istituire un nuovo reato, ma loro istituiscono a parole tutto, tutti i reati che addirittura hanno pensato di stroncare il mestiere più antico del mondo, no? Con una leggina. Sai, la prostituzione sono 6.000 anni circa che si interroga intorno alla prostituzione, è arrivata la campagna, la stronco io, adesso non ho capito che l'hanno dato proprio alla campagna. Provo orrore per le donne che fanno merce del proprio corpo. C'è un calendario di marzo del 2003 dove c'è una che fa merce del proprio corpo, si chiama Carpaglia, non è omonima, era semplicemente un po' più in carne e non erano ancora usciti gli occhi, non gli occhi, e sono usciti gli occhi in cui hanno detto che era diventata ministro delle pari opportunità e detto io e da lo stesso gruppo popolare che caratterizza anche Gasparri, Calderoni e Bocchi sono tutti stupe, non ci sono ancora da fare quando avrebbero potuto fare ho capito in questo senso sì, fare opportunità perché appunto ci sono opportunità per tutti senza fare ministro e fare opportunità. Ha annunciato l'istituzione di un nuovo reato per stroncare la piaga della prostituzione. Il reato è stato annunciato recentemente, la contrattazione di sesso a pagamento sulla pubblica via, perché la prostituzione è vietata ma soltanto all'aperto, soltanto indoor, cioè soltanto open, e indoor è ancora consentita, al coperto si può ancora, in Parlamento fa punteggio. Il nuovo reato punisce anche il cliente che contratta con la prostituta il sesso a pagamento. Non confondetelo con gli altri usceri in luogo pubblico, quelli sono un reato punito più severamente, ma bisogna consumare. Quello invece è il reato tipico dei preliminari, cioè quando uno si ferma con la macchina e comincia a contrattare. Questo è il reato nuovo istituito dalla campagna. Quando ha fatto la conferenza stampa ha dovuto anche annunciare le pene che sono previste per questo terribile reato e ha annunciato che si rischia dai 5 ai 15 giorni di arresto. I giornali il giorno dopo, non sto scherzando, controllate, hanno titolato tutti quanti arresto delle prostitute e clienti.
lo dico per gli eventuali clienti o produttori, non fate dei problemi, non esiste, è finto, è tutto finto. Anche da questo punto di vista è un altro spot, nel senso che, come è noto, in Italia non si va in galera se non si supera i 3 anni di pena. Come può andare in galera uno per un reato punito con pena massima fino a 15 giorni? Quante volte deve riuscire a farsi condannare alla pena massima per totalizzare i 3 anni che lo porteranno in galera per quel reato? Fate il calcolo. Sono 72 condanne al massimo della pena per arrivare ai 3 anni. Ma naturalmente non basta. Perché? Perché c'è anche il rischio che non ti condannino al massimo della pena, ma al minimo. Se ti condannano al minimo sei spacciato, perché devi farti condannare 230 volte. Cioè devi dare il racconto anulare 230 volte. A persino di volta il poliziotto ti guarda, sto uscendo di casa. Perché se non c'è il poliziotto che ti denuncia, hai fatto il viaggio a vuoto. Al termine, naturalmente, dopo la denuncia bisogna andare al processo, confessare. Se uno non confessa è matematico che lo assolvo, perché un processo a prova è impossibile. Come si fa a dimostrare che il colloquio tra il presunto cliente e la presunta prostituta atteneva al stesso pagamento e non, per esempio, a un'informazione stradale? Quindi, ma il processo, perché poi l'unico aspetto reale di questa legge non è la pena che esista, non è il reato che non esiste, è il processo che andrà fatto sempre, cioè faremo migliaia di processi inutili, così quelli inutili saranno ancora più lenti di quanto già non siano oggi, la sicurezza. Però il processo sarà sempre, sarà da pagare il biglietto. Quando è che c'è un processo per il nuovo reato Campania che vado a vedere, no? Perché ci sarà il presunto cliente, la presunta, però come nel film un giorno in pretura di Peppino De Filippo e Alberto Soldi, no? La presunta è il presunto cliente, interrogato dal giudice, come classico, quale cercherà di dimostrare che il reato c'è, ma cercherà di capire se il reato c'è, al pubblico ministero che gli interrogerà, perché si sta sorpreso la pubblica via gli atteggiamenti equivoci con la signorina che presente, che equivoci. Io ho perso la strada, ho visto una a bordo del marciapiede, mi sono fermato, ho tirato giù il vetro e ho detto: scusi signorina, dove sta via della conciliazione? Lei lo stava dicendo, è arrivato poi ci ha denunciato. Poi rimane animale, ci ho invitato a chiedere informazioni stradali, cioè sì, certo, vestita come era, cioè, perché è invitato a vestirsi in questo modo? Perché è una ragazza naturalmente, certo. Cioè. Anche se uno fosse più fantasioso, no? E decidesse di raccontare giustificandosi dicendo: ma ho dato appuntamento alla mia fidanzata a raccordo anulare, passo a prenderla. Non ti arriva un poliziotto a destra della puttana, vede il puttaniere che ha poliziotto, no? Sì, ma c'è stata 3 volte, grazie amore che sono volta. Quindi è evidente che sono processi che finiranno nel nulla. Però intanto per qualche giorno abbiamo letto sui giornali, sentito i telegiornali, arresti per i clienti e le prostitute, e quindi tutti quelli che giustamente vivono in quartieri infestati da questo fenomeno, magari costretti a portare i loro bambini in mezzo a questa fauna, diranno: oh, finalmente si arrestano. Quanto dura questa roba? Poche settimane. Quando si renderanno conto che non ne arrestano nemmeno mezzo, capiranno almeno loro che anche questa era finta. Ma intanto gliene avranno già raccontate altre che loro non avranno gli strumenti per capire che sono annunci, che sono spot, che sono fumo negli occhi. Io ancora l'altro giorno ho letto Maroni che diceva: è vero, l'Unione Europea ci ha annunciato sull'espulsione dell'Unione Europea e ha fatto sapere che la Romania fa parte dell'Unione Europea. Lui non era stato informato. Dice: per me è una travestita. Io, di volta che leggo questa cosa,
mi piacerebbe poter incontrare quelli mentre dicono queste cose. Cioè, le api della divinità resta, scusi, dove l'avete scritto? Perché ci sarà un posto dove, cioè, se uno se lo scrive su un foglio di carta, se lo mette in tasca, non basta per istituire il reato, bisogna infilarlo nella gazzetta ufficiale il reato. Nella gazzetta ufficiale non c'è, non l'hanno scritto. L'hanno annunciato a lungo nel pacchetto sicurezza. Ma nel pacchetto sicurezza non c'è. Non lo dico io l'ho scoperto da solo, l'ho scoperto leggendo un articolo di Valerio Lisa, che è il presidente della Corte Costituzionale, il quale sul Sole 24 ore ha detto, ma non è questo reato di fare il titolo era il reato che non c'è. E diceva, ma ne parlano tutti. Il governo per dire, avevamo promesso il reato di clandestinità, eccolo. L'opposizione dice, vergogna, avete istituito il reato di clandestinità, così tutti pensano che l'abbiamo istituito. Ma non c'è. Il Vaticano protesta, guai, ma non c'è. Lavorano tutti per chi dice che c'è. Ventroni, discutiamone purché salviamo le badanti. Salviamo la cosa, se il reato non c'è. Vedi che Ventroni è una badante, ma per chi la resti, non manda a fare la spesa, non c'è problema, non c'è il reato. Vai, vai. Noi abbiamo un'opposizione talmente violenta che non sa nemmeno, non legge nemmeno le leggi. Sapete che per scoprire che avevano fatto la salva bancarottieri hanno dovuto guardare il report. E cavolo, Marisa, fatto una legge, non ce ne eravamo neanche a cosa. No, anche abbiamo fatto. Che anche il PD è favorevole alla porcata all'Italia, anzi Veltroni ha annunciato pubblicamente che è merito suo. E alla fine ancora di no, si porta via l'Italia a spese nostre, no? Per una volta che il PD non era coinvolto in una catastrofe, no? Non mi ha tenuto a precisare che il merito era suo. Pensate che c'è, ma una volta non era che era suo. Insomma, anche le opposizioni convinte che c'è il reato. La bianca. Però non c'è. Altrimenti la destini verrebbero arrestati. Dove sono gli arresti? Sarebbero arrestati di massa i clandestini. Avete notato qualche arrestata di qualche caso? Assolutamente no. Ma non è reato essere clandestini. Ma anche qui non mi interessa se è giusto o è sbagliato istituire i reati di clandestinità. Voglio vedere se quello che hanno promesso l'hanno fatto o no, e se funziona. Come diceva Mao, è importante che il gatto prenda il topi, che poi sia rosso o nero, se ne frega. Io sono favorevole a prendere i topi. Mi domando, questa legge fatta per prendere i topi, ti prende? O meglio, questa legge fatta per prendere i topi, mi esiste? Se nella fattispecie non esiste. Ce la lasciamo. Ma la lasciamo dove se non l'hai mai presa? Quando hanno approvato il pacchetto sicurezza, Berlusconi, che naturalmente non lo conosce, ha detto abbiamo istituito il reato di clandestinità, siamo molto orgogliosi, ma il Vaticano è intervenuto, ha detto è gravissimo, è un atto di ostilità, xenofobia, Ventroni comunque tiene anche di essere d'accordo con il Vaticano, perché lui riesce a essere contemporaneamente d'accordo con Bush e con Putin, anche quando Bush e Putin si litigano. Pensate adesso che arriva Obama, forse, immaginate che riuscirà a essere d'accordo con gli americani, i russi, i Gheddafi, se stesso, soprattutto essere d'accordo con se stesso, ci viene al Vaticano. Quindi quando il Vaticano dice che la clandestinità non va bene, lui immediatamente dà ragione al Vaticano. Fa una conferenza stampa al vertice della FAO e dice ha ragione il Vaticano, abbiamo sbagliato. Istituire questo reato sarebbe un ritorno al Medioevo, solamente nel Medioevo non c'era nessun reato, sarebbe un ritorno al Medioevo, un pacchetto di sicurezza, il Vaticano ringrazia, uno dice ma cosa togli se non ha mai senso, Maroni dice come lo togliamo, l'abbiamo appena istituito insieme, allora Berlusconi che ci tiene anche alla Lega. Però non c'è vero, abbiamo istituito insieme, allora lo lasciamo. E alla fine della fiera il reato non c'è. Cioè c'è uno, psichiatrico ormai, che non fa una cosa ma crede di averla fatta.
poi dicono non va bene quella cosa, ci va bene, allora la tolgo. Intanto non c'è niente da togliere. Poi l'altro dice, ma l'abbiamo messa insieme, non l'hanno messa, ma anche l'altro crede di averla messa, e dice, vabbè, allora la lasciamo. E quella cosa c'è il nulla al cubo, è una cosa unica al mondo. E nessuno scrive, dice, che il reato di clandestinità non c'è. Che cosa hanno istituito credendo che sia il reato di clandestinità? Hanno istituito il reato di ingresso clandestino in Italia, di ingresso illegale in Italia. Voi capite la differenza. Il reato di clandestinità vuol dire che chiunque viene trovato in condizioni di clandestinità, cioè senza i documenti e permesso di soggiorno in Italia, viene arrestato. Il reato di ingresso illegale in Italia, chi entra senza autorizzazione in Italia, viene arrestato. C'è l'arresto obbligatorio per l'ingresso illegale in Italia in base al pacchetto sicurezza. È ovvio che il reato consuma l'atto di entrare, che è una frazione di secondo. Se uno ha un piede nel territorio straniero e l'altro proteso verso il territorio italiano, è questo. Perché se il poliziotto dall'Italia dice lei cosa fa, entra, e dice no, no. Se invece uno ha già un piede poggiato sul territorio italiano e l'altro sollevato dal territorio straniero, poi c'è il momento, è la prova che è appena entrato. Se viceversa ha già tutti e due i piedi sul territorio italiano, è tardi. Quando il poliziotto dice sei appena entrato, ci sono qui da anni, mi piace il posto, non mi muovo, sono qui da quando non era ancora vietato entrare e quindi non mi puoi fare niente, perché il reato non è essere clandestini, ma è entrare dopo che è diventato reato entrare. Non è retroattivo, eh. I nuovi reati valgono per il futuro, non per il passato, solo le leggi fatte per Berlusconi valgono anche per il futuro. Immaginate come può essere facile sorprendere uno nell'atto in cui entra, cioè deve avere una sfiga biblica questo qua per trovare il poliziotto proprio mentre entra, che è un attimo, guarda, arrivavo un secondo prima, arrivavo qui, faremo 5 progetti all'anno per ingresso illegale in Italia. Domanda, ma che senso ha punire un comportamento che è indimostrabile almeno come quello del cliente e della loro vita, quando tra l'altro hai avuto la fortuna di prenderlo quello che è entrato, perché processeranno quelli che hanno preso mentre entrano. Ma se li prendi mentre entrano, che senso ha portarli in Italia, mantenerli in carcere e fargli il processo? Ma se li prendi mentre entrano, respingili alla frontiera. Ci dove va lei? Non si può con il cliente. Non hanno ancora fatto niente. Questo scriveva oggi sul Sole 24 Ore, non ha avuto molta fortuna quel suo articolo. Si continua a parlare di un reato che non c'è, però l'altro giorno parlo che si chiacchiate, il reato che si chiacchia rimane. Dove? Mistero, però a Bottiga ci ha visto, ha tenuto duro, rimane. Rimane cosa? Potrebbe andare avanti all'infinito a raccontare gli spot quotidiani, fasulli che provocano risultati zero, se non impressione di sicurezza in un paese che è esattamente allo stesso punto di quando si sono fatte le elezioni. Anzi, è allo stesso punto per quanto riguarda le leggi in materia di sicurezza, mentre è molto retrocesso per quanto riguarda invece gli utenti devastati che hanno provocato le gente sola. Quelle famose che danneggiano le persone, che però non se ne accorgono, che nessuno di loro racconta. La legge Alfano, diciamo, riguarda Berlusconi, Napolitano, Schifani, Fini, tra l'altro Schifani, Napolitano e Fini non hanno manco processi da bloccare, si sono prestati così per fare il numero, per non lasciare solo Berlusconi, non ne ha quattro, perché ne avrebbe anche sufficienza per regalarne uno alle altre cariche dello Stato, lasciandolo solo si sarebbe capito.
visto che l'avevano fatta per lui, invece come a Rescola, no? Dove quando manca il 4 si invita uno così per giocare col morto, allo stesso modo ci ha ritirato il capo dello Stato e i presidenti delle due Camere a disposizione. Tanto il capo dello Stato è poi quello che l'ha firmata anche la legge, firmata la legge di cui beneficia anche lui, anche se non ne ha bisogno, no? Però dice grazie. Alle volte no, sempre sempre servire, no? Come diceva, beh, è una partita proprio di buoni giudici, assolutamente no. Il principio in base al quale l'uguaglianza non c'è più, nel senso che si può derogare al principio di eguaglianza, articolo 3 della Costituzione, immediatamente crea appesi al di fuori dei quattro già enunciati, nel senso che è già cominciata la corsa a entrare nello scudo spaziale. Ci perché solo quattro? Chi l'ha detto solo quattro? Se il principio è che chi governa non deve essere distratto da processi, allora è giusto. L'altro non esiste come organo costituzionale il Presidente del Consiglio. L'organo costituzionale è il governo. L'unico organo costituzionale monocratico è il capo dello Stato, infatti alcune democrazie prevedono un'immunità funzionale del capo dello Stato e basta. Non esiste il Presidente della Camera come organo costituzionale. Il Presidente della Camera, costituzionalmente parlato, vale esattamente come gli altri deputati. Il Presidente del Senato vale esattamente come gli altri senatori, nel caso di Stefani anche meno. Perché il Presidente vale esattamente come gli altri ministri. Non c'è nessuna ragione per cui debba essere meglio degli altri ministri. Per cui giustamente già gli altri ministri sono fatti sotto, soprattutto due che hanno successo. Soprattutto uno che ce l'ha in fase finale, Matteoli, un processo per favoreggiamento, comprensibilmente preferirebbe non averlo. Ha la fortuna di avere in Parlamento anche il suo avvocato difensore, spesso questa usanza di portarsi anche gli avvocati. Il parlamentare imputato si porta l'avvocato, e l'avvocato consolo, quello noto per aver copiato alcune monografie per ottenere la sua cattedra, e consolo ha già proposto un'extension al lodo Alfano, lodo intralage, capiente al punto da contenere anche i 22 ministri, soprattutto il suo cliente Matteo, questo è importante. Detto, il Parlamento deve dare l'autorizzazione a processare i ministri, gli hanno detto ma è già previsto quando il reato è stato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali, gli ho detto sì ma noi siamo processati per un reato estraneo alle funzioni ministeriali, quindi il Parlamento deve autorizzare i giudici a poter processare un ministro anche quando il reato l'ha commesso al di fuori della carica di ministro, magari sì. A questo punto è ovvio che scatteranno i parlamentari, poi diranno scusate, no? Ce l'avevamo tra l'altro l'autorizzazione a procedere, ce la siamo tolta, ha detto quel giorno, adesso siamo ormai un'ottantina che abbiamo dei processi, siamo 18 pregiudicati e un'ottantina tra imputati e condannati in via provvisoria, volete darcelo anche a noi, lo scudo che ci serve, sono anche gli avvocati nostri che lo dicono sempre qui in Parlamento. E arriveremo a 1000 immuni, anti-autoimmuni. A quel punto chi difende i governatori? Ce n'è anche uno agli arresti domiciliari. Allora, adesso c'è il domicilio quarto, non può muoversi dal paese suo, non si chiama obbligo di dimora. Infatti non c'è il tuo Vespa però nella dimora. Il governo che ha un governatore regionale rispetto a un parlamentare. Il parlamentare conta niente rispetto al governatore. Il governatore dirà, se un parlamentare per la sua serenità non deve avere manette e cose del genere, è solo distratto. Manette distratto, parecchio. Quando uno ne ha il polso, pensa solo a quelle, non pensa più alle leggi che deve fare per togliere. E noi? Dopodiché si tratteranno gli assessori, i consiglieri, i regionali, i commerciali comunali, i sindaci, i vicendi, e le comunità montane.
vorremmo lasciare soli soltanto quelli che commentavano in montagna. Cioè alla fine si scoprirà che la casta di Tenerife dà la volta a fornire l'elenco completo dei 500.000 italiani che vivono di sola politica e che ci toccherà pure immunizzare. Dopodiché auguri a tutti, perché visto il livello di latrocinio che c'è oggi nella politica e nella pubblica amministrazione, quando tutti sanno che se rubano rischiano la galera, figuratevi il livello di latrocinio che avremo quando tutti sapranno di non rischiare più la galera. Voi vedete come da una piccola apparente smagliatura, il loco Alfano, 4 punti, rapidamente, coerentemente direi, si può arrivare a una casta di cavallette con delle ganasce da far paura che potranno mangiarsi il paese senza nemmeno più rischio di finire in galera, quindi senza essere deterrente, che per qualcuno funziona. Se ho paura di finire dentro, prego di vito, non perché sia un santo, ma perché ho paura di finire dentro. Se non hanno più neanche quella paura, occhio al portafoglio. La legge del panno è passata. Sì, è stato detto, beh, adesso finalmente i processi di Berlusconi spariscono. Lui non c'è ancora, praticamente ha continuato perdendo a buonare con i magistrati. Sta inusando ancora la giudice Gattus, anche se non ci sarà mai con lui, fino a inusare la giudice di un altro. E Milson ci ha neanche pensato di ricusare, gli viene accusa Berlusconi che non è più imputato, è una cosa dell'altro mondo. Veltroni ha detto adesso si può finalmente ritornare al dialogo sulle grandi riforme e Berlusconi ha presentato la legge sulle intercettazioni, subito. Quando dice ma cosa gliene frega delle intercettazioni, se i processi tanto glieli possono fare, già, ma le indagini si possono fare. Cioè, le indagini le hanno già fatte, per i reati passati le hanno già fatte. Noi siamo abituati a giudicare il personaggio in forma statica, cristallizzata. C'è uno che ne ha fatte di cotte di crude, poi è andato in politica per non finire il periodo, adesso ha ancora dei processi, però li ha bloccati e quindi è a posto. Non è così. Lui vorrebbe fermarsi, ma non ci è già più forte di lui. Gli ultimi processi, quello per il caso Sakai, per la compravendita di senatori, risalgono all'anno scorso. Infatti sono dell'anno scorso. In questi giorni, l'anno scorso, sembra passato un millennio, ma è passato solo un anno, c'era Prodi al governo, sembrava indistruttibile. Aveva 3 voti di maggioranza al Senato. Berlusconi ogni giorno annunciava la spallata, diceva domani è la volta buona. Poi si votava e c'era una stampella della Montalcini che saltava. Ha detto, guardi, se passa con me io la riporto in Parlamento e la faccio vice ministro dell'Oceania. Quello che non è proprio completamente ricoglionito, ha capito che il ministero dell'Oceania non esiste, e nemmeno il vice ministero, quindi era una sola. E l'ha mandato a stelle. Allora si sono concentrati su un altro parlamentare che in quel periodo era in crisi di coscienza, fa per dire Wheeler Bordeaux ha la moglie che fa l'attrice nelle fiction, era un po' che non lavorava, quindi era insoddisfatta. Hanno detto diamole una parte in incantesimi. Hanno telefonato a Sacca ha detto ma io sarei disponibile, ma c'è quel pirla di Del Noce che non vuole. Come si permette Del Noce? L'ha messo lì apposta. Telefonano Del Noce, dicendo ma ti rendi conto che fine vale la caduta del governo? Metti questa moglie. Sapete che incantesimo era stato oggetto di una mobilitazione politica inusitata, ci sono parlamentari che si sono incatenati davanti al Parlamento in difesa, giù le mani dai incantesimi, no, dicevo, viste giù le mani dai incantesimi, non è vero che non fanno niente questi in Parlamento, incantesimo l'hanno fatto riaprire a viva forza, ce ne eravamo liberati alla 12.000 puntata, l'hanno fatto ripartire, che pareva poco, no? 12.000 puntate, ci dovevano infilare la moglie di Bordeaux, questo
è il contesto nel quale vengono intercettate le telefonate tra Berlusconi e Sacca, e infatti mentre piazzava le ragazze a Sacca per la edition distingueva: questa è per me, questa è per un senatore che le sto lavorando. Ce l'ho, mi manca. Corruzione del pubblico incaricato di pubblico servizio, caso Sacca, tentata corruzione e istigazione alla corruzione nel caso dei senatori, fatti di un anno fa. Non il Berlusconi imprenditore che poi se... no, Berlusconi politico, il capo dell'opposizione, quello con cui bisogna dialogare. Un anno fa si comprava i senatori per far cadere il governo Prodi, non sapendo che qualcuno avrebbe risolto il problema gratis, tra l'altro, una Veltroni e poi Mattella in giorni meglio riuscirono laddove e meno il viceministro dell'Oceania e il Petro era riuscito. Leggi sulle intercettazioni, perché? Tanto per evitare che si scoprano reati futuri e poi per evitare che escano le intercettazioni di telefonate già fatte in quest'indagine lì. Telefonate che secondo i giornali avrebbero potuto persino svelare il vero mistero d'Italia, che non è Piazza Fontana, Piazza della Loggia, tale. Il vero mistero d'Italia è perché Mara Carfagna fa il ministro delle pari quelle telefonate pare che avrebbero potuto svelare. Berlusconi era comprensibilmente terrorizzato. Napolitano anche, perché voi sapete che i ministri li nomina il capo dello Stato. Nessuno obbligava Napolitano a firmare la nomina di Mara Carfagna al ministro delle pari opportunità. Scalfaro, quando gli hanno sottoposto il nome di Previti come ministro della giustizia, ha guardato in faccia, essendo fisionomista, ha capito che non era il caso, e ha detto: Previti no. Non c'era nessun processo a carico di Previti. È bastata la fisionomia. Lombroso aveva insegnato nei suoi trattati come valutare certi crani e certe facce. La Carfagna invece è passata, sapete che il capo dello Stato firma tutto, Grillo sostiene che dorme, speriamo che sia vero, almeno vuol dire che non è responsabile, tentativo disperato di fornire un alibi al capo dello Stato, perché se davvero firmasse non in stato di letargo, ma in stato di coscienza, vorrebbe dire che firma consapevolmente leggi come la legge Alfano e ministri come la Carfagna. Terrorizzato alla prospettiva che uscissero le telefonate sul caso Carfagna, Berlusconi fa un decreto sulle intercettazioni. Poi gli dicono che non c'è la necessità urgente, lui insiste, ma c'è l'urgente e la necessità, se no escono le telefonate della Carfagna, comprensibile anche l'urgenza sua. Mai si è visto un requisito più chiaro di necessità e urgenza come in quel caso, le hanno data vinta, ha dovuto trasformare in un disegno di legge. Naturalmente il disegno di legge ci è stato presentato come una legge fatta per noi, per gli interessi dei cittadini, per difendere la nostra privacy, per tutelare il segreto istruttorio e per difendere anche la reputazione che quelle brave persone che si vedono sputtanate dai giornali pubblicano sempre delle cosacce. Così ci è stata venduta. Potremmo chiamarla anche la legge Anna Falchi, perché viene sempre tirato in ballo il caso di quella povera Anna Falchi, la quale un giorno aprì Repubblica ed esse un suo SMS, tant'è che quando uno dice: ma dov'è sta necessità di fare la legge sulle intercettazioni? E Anna Falchi diventata il nuovo caso Tortora, Anna Falchi. Tant'è che nessuno si ricorda più di cosa cavolo c'era scritto in quell'SMS di così compromettente. Sapete cosa c'era scritto? C'era scritto: caro, ti amo, un bacio, Anna. A chi era rivolto? A Jack lo squartatore? No, a Stefano Ricci, suo marito. Uno dice: vabbè, bacio a Ricci, sì, ma si era sposato lei, voglio dire, non è per me. In ogni caso è una violazione della privacy. Non c'è nessuna ragione al mondo per pubblicare quell'SMS. Se la Falchi fa denuncia al garante della privacy, gli
giornale che ha pubblicato l'SMS viene condannato. Perché? Perché esiste già una legge che tutela la privacy dei cittadini. È la legge sul privacy, 1996. Compie 12 anni e se ne parla come se non esistesse. Tant'è che dicono che bisogna fare una legge per la privacy, ma se c'è già. Io non so se la parte abbia mai fatto questa denuncia, perché non mi pare che sia un grande sputtanamento che i cittadini sappiano che una moglie manda un bacio al suo marito. B, perché non mi pare che una parte si sia mai interessata della privacy. Io la ricordo in un programma di contatti che si levava le mutande in diretta televisiva e che faceva usare. Pensavo che una che curi la propria privacy, almeno le mutande le tenga al loro posto. Io no, poi in casa ognuno fa quello che vuole. Invece è una cultrice della privacy a quello che è stata una legge contro la sua volontà, per tutelarla che se lei non è morta. In realtà questa non è nemmeno una legge per tutelare il segreto delle indagini. Perché? Perché c'è già una legge che vieta la violazione del segreto delle indagini. La settimana scorsa ho perquisito l'Espresso con una certa violenza per aver pubblicato notizie segrete sui rapporti tra la Camorra e il sottosegretario alle finanze Nicola Cosentino, accusato da 5 pentiti del caso dei Casalesi. È lo stesso Cosentino che ieri mattina ha dichiarato alla stampa che insomma sto Saviano comincia a rompere un po' di più. Casalesi, devo dire, devi stare attento a fare chi altro che ha ragione, Cosentino. Espresso è stato perquisito perché ha pubblicato delle notizie di un'indagine che è ancora coperta dal segreto. Secondo me ha fatto benissimo a pubblicare quelle notizie. Un giornalista che ha una notizia la deve pubblicare dopo aver verificato che sia vera e che sia di interesse pubblico. Naturalmente se io pubblico una notizia segreta lo so che sto violando una legge e quindi non posso lamentare se poi qualcuno mi indaga per averla violata. Quando il giornale di Berlusconi ha pubblicato la telefonata tra Massimo e consorte, ha pubblicato una telefonata che era ancora segreta. Sarebbe stata desegretata un anno dopo, quando la Forleo ha preso quegli atti e li ha messi in un'ordinanza e l'ha trasmessa al Parlamento per chiedere l'autorizzazione delle Camere all'uso giudiziario di quelle telefonate. In quel momento si potevano pubblicare, infatti tutti le hanno pubblicate tutte, le telefonate dei Forbetti con i politici. Nel gennaio del 2006, campagna elettorale, quando il giornale di Berlusconi ha pubblicato la telefonata Fassino Consorti, era un reato, per conto mio hanno fatto benissimo a pubblicarla. Dopodiché era vietato farlo. Questo dimostra che è già vietato pubblicare notizie segrete. Uno dirà, ma le pubblicano lo stesso, ma rapinano anche le banche lo stesso. Sebbene sia vietato rapinare le banche la notte dei tempi, non è che ogni rapina in banca si fa una nuova legge per vietare le rapine in banca, si cerca di prevenire la vittoria. Anche le telefonate di prova pubblicate recentemente da Panorama sono coperte da segreto. Panorama fa benissimo a pubblicarle. Berlusconi ha dato immediata solidarietà a prova contro il giornale suo che le aveva pubblicate. Cioè, con uno gli dava volta di testa, poi viene la testa e dice: ho saputo che è l'ultima volta. Avrei dovuto intervenire, ma purtroppo non potevo perché stavo usando la volta di testa. Impegnato. Per fortuna Prodi non ha avvocato e ha detto: io non voglio nessuna solidarietà, pubblicate pure tutto, tanto io non ho niente da nascondere. È una dichiarazione impegnativa che può fare soltanto chi se la può permettere. Chissà di non avere niente da nascondere. Nel caso di Berlusconi, ovvio che lui non possa dire pubblicate pure tutto, perché viene giù Palazzo Chigi, il Ministero del Mario Procurato, anche Palazzo Chigi, Atena. Quindi comprensibilmente la sua reazione è decreto sull'intercettazione. Che non è facile nemmeno per tutelare la reputazione di tutte quelle brave persone che si ritrovano in contatto dei giornali, perché è già stato ora a tutelare la gente sui giornali. Si sente sputtanato, denuncia il giornale per diffamazione e c'è già. Dal 1930 c'è il reato di diffamazione stampa. C'è bisogno della legge sulle intercettazioni per tutelare la reputazione delle persone, perché c'è già una legge che tutela la reputazione delle persone. E allora perché la fanno questa legge? È questo il problema. A noi è
trasgione. In realtà non serve a questo. Siamo già alterati in quei cose. Serve a impedire ai magistrati di fare le intercettazioni e ai giornalisti di pubblicare le notizie su quelle indagini. Non è un'idea interamente partorita dal cervellino del cavaliere. Per metà è roba sua, per metà è una coproduzione di DPL. La metà che è in coproduzione è il bavaglio ai giornali. Due anni fa la Camera, se posso dire un po' tempo, ma la Camera con la legge Mastella che vietava ai giornali di pubblicare notizie di indagine, quindi di accettazione, ma tutte le notizie di indagine, anche di affari di interrogatorio, anche di avvisi di garanzia, di apparire, mandati di perquisizione, gli ordini di custodia cautelare, gli ordini di sequestro, tutto vietato di pubblicarlo finché non inizia il processo. Oggi so una cosa scoperta dai magistrati pochi giorni fa, e la potrei raccontare subito perché non è più segreta, devo aspettare 4-5 anni di pubblicità del processo, dato campa cavallo. La racconterò quando la gente non può spiegare più niente in aperta. Questo è il principio ispiratore della legge Mastella, votata da tutta la Camera dei Deputati, 434 voti favorevoli, nessun contrario, 9 astenuti e non partecipanti al voto. Il massimo della ribellione è astenuti. Quando si tratta di alta stampa, non si accorge. Non avendo fatto in tempo a votarla anche in Senato, non è entrata in vigore, quindi Berlusconi, appena arrivato, l'ha subito presa. L'ha fatta propria, l'ha peggiorata, sembrava impossibile peggiorare la legge fatta da Mastella, non c'era riuscito. Invece di punire il giornalista che pubblica queste notizie con una multa fino a... era 200.000 euro per ogni articolo, per ogni giornalista, per la legge Mastella, ed era la versione liberale, perché poi arriva la versione Berlusconi che prevede galera da 1 a 3 anni. Da 1 a 3 anni non vuol dire da 5 a 15 giorni come per il cliente della prostituta. Qui il giornalista rischia da 1 a 3 anni, a ogni articolo rischia un anno di reclusione, che è il minimo che gli possano dare. Se il giudice è buono, non può darti meno di un anno. Il che significa che al terzo articolo già arriva ai 3 anni sopra i quali vai in galera. Al quarto articolo mi uccidendo, col libro che ho scritto è gastro. Ci sono molte più notizie coperte, non coperte da segreto, ma che fanno ancora parte delle indagini. Questa storia del segreto la devo spiegare, perché non è chiara. Una volta c'era il segreto istruttorio che copriva tutta l'istruttoria, cioè l'indagine fatta dal giudice istruttore e dal pubblico ministero. Quindi, finché non finiva l'indagine, non si arrivava in via giudizio, nessuno sapeva niente di quello che bolliva in pentola nelle procure e negli uffici istruzione. Cioè non esisteva la possibilità di controllare che cosa diavolo stavano facendo i magistrati che indagavano. Chi stava indagando, perché lo facevano bene, lo facevano male, insabbiavano, si sbagliavano, depistavano, boh. Alla fine, in caso di rinvio giudizio, si cominciava a sapere che cosa avevano fatto i magistrati negli anni precedenti. Il nuovo codice nell'89, il primo codice approvato durante la Repubblica Italiana, il vecchio codice era il codice Rocco, spettacolare, meraviglioso giurista, ma impregnato di una cultura nazionalista, fascista, estrema, autoritaria, inquisitoria. Il nuovo codice dice che no, abbiamo una Costituzione che dice che la giustizia è amministrata in nome del popolo, diamo dunque al popolo la possibilità di verificare come viene amministrata la giustizia nel suo nome. Ecco perché non può esistere un'indagine tutta segreta, tutta sotterranea. Ci deve essere un momento in cui il magistrato tira fuori il periscopio, avverte l'indagato e da quel momento, da quando l'indagato sa di essere indagato, se è il suo caso, anche l'opinione pubblica, se ha un interesse a sapere le cose, le deve sapere. Decide il magistrato, chiaro che la prima fase deve lavorare in segreto,
se deve intercettare i telefoni, perquisire, interrogare testimoni, sequestrare roba, eccetera, come fa a farlo dopo aver avvertito l'indagato? Se lo intercetti e sa che è intercettato, scaparla. Salvo che non sia D'Alema, voi sapete che D'Alema, quando ha saputo che consorte aveva il telefono sotto controllo, si è affrettato ad avvertirlo e l'ha avvertito telefonandogli sul cellulare intercettato. Colpo di genio che soltanto una volpe della politica come D'Alema poteva fare. È più intelligente, infatti, fra i nostri politici. Usavano i pittini, quelli stavano ancora tutti al loro corpo, e 43 anni è durato quel film, cioè questi sempre a te. Comunque, chiusa la parentesi, finita l'esigenza di lavorare in segreto, il magistrato deve scoprire le carte. La discovery vale per l'indagato, ma anche per l'opinione pubblica, che è interessata. Certo che se c'è un'indagine su un salmiere ce ne può fregare di meno, ma se c'è un'indagine su un personaggio pubblico, altro che, se ci interessa saperlo quanto subito. Appena si può sapere, si deve sapere. Quindi tutto ciò che voi leggete di solito sui giornali, sulle indagini, non è vero niente che è coperto da segreto. Noi pubblichiamo quanto l'indagato già sa, e quindi non c'è più il segreto, quindi noi oggi possiamo dare informazione sia sul contenuto dell'indagine, cioè per spiegarvi che cosa ha fatto Tizio, che cosa ha fatto Caio, eccetera, ma anche per controllare se l'indagine è fatta bene. Quante volte si evita errori giudiziari perché la stampa mette il dito nella piaga, va a fare le pulci al magistrato e magari scopre che ha lavorato male, o ha trascurato una pista, o ha salvato qualcuno. Il caso di Rignano Flaminio, le maestre sono state scarcerate, pare che non ci fossero gli elementi per arrestarle, grazie a una campagna di stampa. Il padre dei bambini di Gradina di Puglia è stato scarcerato dopo una campagna di stampa che ha messo in rilievo le debolezze dell'indagine. Carnevale, il famigerato ammazza sentenze, beh, è finito nelle polemiche grazie a libri e articoli di giornale che riflettevano gli umori di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, che facevano condannare i mafiosi e regolarmente si rivedevano assolvere da Carnevale. Se non c'è più la possibilità di raccontare le indagini, pena la galera, chi svolgerà quest'opera di controllo per conto dell'opinione pubblica sull'attività della magistratura? Nessuno. I magistrati avranno la certezza di poter lavorare per anni al buio e quindi di poter sbagliare impunemente, ma anche di poter sbagliare apposta impunemente. Perché ci sono quelli che sbagliano perché non sono capaci, ci sono quelli che sbagliano perché sono distratti e ci sono quelli che sbagliano perché pigliano magari i soldi. Abbiamo visti anche, 13 che pagava 3 o 4, almeno. Il 3 o 4 si è saputo che 13 li pagava. Chissà quanti hanno preso soldi e non si è saputo. È un fatto che 13 ai tribunali di Roma continua ad avere una certa fortuna nei processi che lo riguardano. Ecco, questo è quello che verrà a mancare. Perché la legge dice, da 1 a 3 anni a chiunque divulghi nel contenuto, per riassunto o nel testo, atti di indagine, anche se non più coperti dal segreto, cioè pubblici, prima che il processo. Noi non sapremo niente di Calciopoli, il processo non è iniziato, non sapremo niente di Scalante Bancario, non sapremo di Quartierino, non è iniziato. È iniziato oggi. Non sapremo niente del caso Mantella e della lottizzazione delle armi in Campania, non sapremo niente di Del Turco. Di Del Turco sapremo che è stato arrestato. Anche per evitare che la moglie lo spetti a casa, tutto la pasta con la punta. L'avranno rapito. Guardate che il divieto di fare riferimento agli atti delle indagini nel testo e contenuto del riassunto vuol dire che io teoricamente non potrei nemmeno dire che è stato arrestato. Dopodiché ci ritroveremo le mani di Plata De Maio in tutte le piazze d'Italia, e gente dice: ma i nostri mariti sono scomparsi, gli occhini del nulla. Se no, guarda, se l'hanno arrestato, stai tranquilla, non buttare la pasta per qualche sera.
Dice, ma perché nella Loredano si può sapere? Cioè, meglio, noi lo sappiamo, perché noi giornalisti potremmo saperlo, gli avvocati potranno saperlo, interessati come sono i cittadini che non potranno più saperlo. Cioè, la Loredano del Turco fra 4-5 anni, ti dico perché, dico fra 4-5 anni, ma quello che ha governato fino a ieri potrebbe ricandidarsi alle elezioni. Devo saperlo per cosa l'hanno arrestato. Devo sapere in base a quali elementi l'hanno arrestato. Ora lo devo sapere, non fra 5 anni. E sa che Fiorani? Di Fiorani abbiamo saputo che metteva le mani nei conti dei clienti della Banca Popolare di Lodi che lui amministrava. Il giorno dopo che la Forleo ha sequestrato le azioni a Fiorani per la scalata della scommessa, bloccando la scalata illegale della scommessa, si è saputo anche che derubava i correntisti della Popolare di Lodi. Effetto immediato. O la Popolare di Lodi caccia Fiorani 24 ore, oppure i clienti della Popolare di Lodi portano via i loro soldi, almeno quelli rimasti, onde evitare che Fiorani continui a derubare. La Popolare di Lodi caccia Fiorani. E la Consob e la magistratura bloccano la scalata all'alto vento, onde evitare che quello andasse a derubare anche i clienti dell'alto vento. Pericolo scampato, dice, ma non l'hanno ancora condannato, e chi se ne frega? Cioè, ma c'è la presunzione di innocenza, ma chi se ne frega? Se risulta da intercettazioni che quello ruba ai danni dei clienti della Popolare di Lodi, ma io me ne fischio che non l'hanno ancora condannato. Io ritengo che nella mia banca quello non ci debba più mettere piede nemmeno per pulire le fioriere, perché se no mi scappa il cliente. Cioè, ma non l'hanno condannato, beh, a volte bastassero essere condannati per amministrare una banca, ci vuole anche un rapporto fiduciario. Non abbiamo mica mai visto condannare Fazio, eppure Fazio per le telefonate insuccesse che faceva con Fiorani di notte dandogli informazioni riservate dicendogli passami a trovare maestra dal retro che se no ti vedo, no? Non era l'arbitro imparziale che la comunità finanziaria mondiale auspicava dal governatore, e la comunità finanziaria internazionale è posto all'Italia di cacciare questo signore. Cioè, non l'hanno condannato per il serpente, basta quello che ha detto al telefono, sapendolo ora. Con la nuova legge noi non lo sapremo ancora nemmeno adesso a 4 anni di distanza. E sarebbero ancora tutti lì che fanno i loro conci comodi. Esattamente come la clinica Santa Rita di Milano sarebbero continuato a scannare lì i pazienti sani, perché nessuno avrebbe scritto che cosa succedeva in quella clinica e nessun magistrato avrebbe scoperto che cosa succedeva in quella clinica. Perché c'è anche l'altra parte della legge, della quale mi parlo cromatico. Ma dico ancora una cosa, ma non c'è bisogno di grandi scandali, basta l'esempio più elementare. Hai un vicino di casa che un giorno viene visitato dai carabinieri, tu vedi dello spincino, arriva il carabinieri, lo convocano per un interrogatorio, va, torna, e tu via a dire, chissà perché l'hanno interrogato, e tu vicino di casa avesse interrogato perché un sospetto rapinatore, aggiunge un piastrello alla tua porta di casa. L'avessero interrogato perché un pedofilo viene doppio i bambini, dice, ma non l'hanno condannato, intanto io tengo doppio. Ma c'è la presunzione di innocenza, chi se ne frega, io non so tutto di uno che è indagato per pedofilia, quindi nel dubbio tengo male i bambini. Se l'ha interrogato per la veranda abusiva che si è fatta in un balcone, diceva, beh, posso pure lasciare i bambini quando vado a fare la spesa, al massimo mi richiede della veranda abusiva. Ma io lo voglio sapere subito perché è indagato il mio vicino di casa. Cioè, no, ma ve lo dico fra 5 anni. No, no, 5 anni è tardi. Quando uno fra 5 anni legge sul giornale che il suo vicino di casa è 5 anni prima, è stato indagato per pedofilia, adesso l'hanno rinviato il giudizio, dice, cavolo, l'avessi saputo prima, gli lasciavo i bambini un po' meno, anzi, gli lasciavo proprio, me l'avessero detto prima. E ma noi non possiamo dirtelo, perché sennò finiamo in galera. L'altra parte della legge è quella che vieta di fare le intercettazioni per scoprire i casi di pedofilia, per esempio. C'è nel libro, lo troverete, l'elenco dei reati per i quali
infatti non potranno più fare le intercettazioni, probabilmente non lo fanno per coprire i doppi. Non credo che Berlusconi non è il suo ramo questo, lui è più ferrato nel ramo corruzione, corruzione giudiziaria, corruzione bilancio, corruzione fiscale, appropriazione indebita, reati societari, cose del genere, abusi ambientali, sanatori, incorporati. Lo fa per i suoi, per le specialità della vita, però dato che non può vietare le intercettazioni per questo, questo e quel reato, deve prendere la fascia, e lui ha preso la fascia ampia, la banda larga ha preso lui, e ha vietato, vuole, è stato già licenziato dal Consiglio dei Ministri, il provvedimento è all'attenzione del Parlamento, vuole vietare le intercettazioni per tutti i reati puniti con pene fino a 10 anni. Uno dirà reati minori, no, quasi tutti i reati positivi. Restano ancora possibili le intercettazioni solo per reati di mafia, di terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione, grande traffico di droga e omicidio. Tendenza al futuro. Tutto il resto non si potrà più scoprire i colpevoli con le intercettazioni, cioè non si potranno più scoprire i colpevoli, punto, per la gran parte. Perché? Perché se in un'organizzazione criminale non parla uno dall'interno, che è il fenomeno del pentitismo, che è provocato totalmente apposta, che ha reso talmente poco conveniente pentirsi che tutti quelli che si erano pentiti si sono pentiti di essersi pentiti, e quelli che erano tentati di pentirsi non ci sono fatti passare la moglie e sono rimasti viziosi. O parla un testimone. E col caso di Stefania Ariosto, massacrata e dimenticata per anni, casi con Pino Masci e gli altri testimoni di giustizia che sono stati rovinati per avere avuto fiducia dello Stato, era raro trovare qualcuno che si rovina la vita raccontando quello che ha visto o sentito casualmente. A quel punto, visto che non parla più nessuno volontariamente, l'unica possibilità è farli parlare involontariamente, tirandogli una cifra in casa, nella macchina, nell'ufficio o controllandogli il telefono. E infatti è quello che si sta facendo. Associazione a delinquere, niente intercettazione. Stupro, niente intercettazione. Detenzione di materiale pedopornografico, niente intercettazione. Scippo, niente. Rapina, niente. Furto, niente. Spazio di droga al dettaglio, niente. Pensate qua, estorsione. Truffa, ricettazione, niente. Sequestro di persona non a scopo di estorsione, niente. Uno dice, cos'è sequestro di persona non a scopo di estorsione? Caso di delitti di donne, rapiscono una bambina e non chiedono il riscatto. Non c'è estorsione, non si sa perché l'hanno rapita. L'unica speranza di trovarla è comunque quella di intercettare parenti e amici, perché uno di questi sa qualcosa o magari riceve una telefonata. Non si potrà più fare. Potrà fare solo se è a scopo di estorsione. Pensate in tempo. Come fai a scoprire se un sequestro è a scopo di estorsione? Quando arriva la telefonata con la richiesta del riscatto. Ma se tu non stai facendo le intercettazioni perché non è ancora a scopo di estorsione, la telefonata non la chiama. E quindi non scoprirai mai se il sequestro è a scopo di estorsione. Di fatto non si possono fare le intercettazioni nemmeno per il sequestro è a scopo di estorsione. E quando le fai? Tardi. Quindi l'anonimo sequestri ha delle chance in più di farla franca, sapendo in partenza che può fare tutte le telefonate che vuole e non ci sono le tre. Poi naturalmente ci sono le specialità della vita, tutti i reati fiscali, economici, finanziari, societari, escluso la vita, ma compresa la bancarotta, niente più intercettazioni. Pensate, l'FBI ha appena preso circa 300 manager di Wall Street che erano speculati in uno scandalo di Wall Street. Sono andati a prenderli con la calatia cane e hanno portato in Treviso. Gli hanno messo sono tre mesi di sacrificio che hanno fatto, sepolti in galera. Per reati che in Italia come pena massima prevedono la presidenza del Consiglio, quindi stiamo parlando di un errore.
vuole pensare che l'FBI abbia scovato quelle recenti, con la barba finta e il giornale bucato, andato a ovviare dietro le porte di Wall Street, naturalmente no. Gli hanno messo il telefono sotto controllo e le email sotto controllo. Non si potrà più fare. Questa è una legge fatta dal governo della sicurezza e spacciata ai cittadini con una legge che tutela la privacy, segreto e la reputazione delle persone. C'è una postilla da giustificare. Per quei 4-5 reati per i quali ancora si possono fare le intercettazioni, esse non possono superare i 90 giorni di durata. Cioè lo Stato avverte i criminali, regolateli, noi dopo 90 giorni si va via. Se siete furbi, state ritinti per i primi 3 mesi, poi passerà le 40, no? Il criminale ringrazia, cioè c'è grazie, suggerimento, anche chi magari era un po' frenato, dice, ma magari meglio andare a lavorare che fare un sequestro di persona, no? Perché si rischia, metti che ti accettano, adesso ti dicono addirittura quando devi fare la telefonata del sequestro di persona senza più essere beccato 91 giorno. Resisti 3 mesi e poi vai, tranquillo, noi siamo andati via. La criminalità è organizzata e noi no. Questo è il motto del governo della sicurezza che penso sia una vecchia battuta di Apollo Verde. Nessuno la sa questa cosa. Tanto se rioca una sera si presenta per dire, per riformulo la frase. Immaginate se il TG1 fosse diretto non da rioca ma da un giornalista. Non da un manichino per camicie bianche, ma da un giornalista. Si è passata la legge sulle intercettazioni, non si potranno più scoprire gli autori dei sequestri reali. Per vedere che tutto pur per la fine di tutto, estorsione, eccitazione, violenza sui minori, incendio doloroso, omicidio colposo, mancarotta, bilancio che avevi dato prima, eccetera, eccetera, è stata colpita le ripercussioni. Come? Non è ecco, perché Marocchi? Marocchi si oppone. No, Marocchi è il primo che fa tardi. Stati secondo, quasi libro lì. Lo scriva quello che perché Berlusconi ordina che gli detta e Alfano scrive ciascuno la funzione, poi all'Alfano con capa gli spiegano anche quello che ha scritto. Quando è passata la legge, nessuno mi ha saputo niente. Noi abbiamo dato il governo della sicurezza. Ma voi state scherzando o cosa? State scherzando o cosa? Invece non c'è stata nessuna reazione. Se ci fosse quel G1 lì, che dico per ipotesi, credo che Pontida, la prossima, sarebbe anche lui. Perché a Raggiungo si presenterebbero finalmente dopo anni che li aspettiamo i famosi 300.000 padani armati di cui sempre ci parla Bosch. Sono lì pronti con il fucile, stiamo arrivando i calai, guardando dice queste robe. Io spero che sia vero, perché un giorno o l'altro quando scopriranno come la Lega si sta fregando, tireranno fuori i calassi, comandranno a Pontida e cominceranno a sparare nelle chiappe, non ai Perun, come dicono loro, non ai Romani, non ai Neger, come dicono loro, spareranno nelle chiappe dei famosi ministri della sicurezza che questa roba qua hanno approvato senza batter ciglio. Perché va contro la sicurezza? Guardate, basterebbe pochissimo, basterebbe un attimo di informazione e un attimo di riflessione per capire in quali mani siamo, anche coloro che saggiamente vogliono più sicurezza. Destra o sinistra non serve. Basterebbe qualcosa che ti faccia riflettere, una scintilla, ogni tanto per vario caso questa scintilla, per vario perché di solito quelli che la fanno scattare non sono invitati, ma a volte ti scappa qualcosa dentro. Io ho visto un exit con la Italia da lì, c'erano più incendi e Gaspari. Gaspari lo invitano quasi sempre perché anche quando fanno quello di merda non se ne rende sempre disponibile. Sarebbe da parlare del pistacchio di Agrigento, ci vado io, ci vanno sempre stato, ma non importa, tanto.
Quindi lui ieri sera moriva dalla voglia di venire a parlare di scuola, Caspari, dice uno che non l'ha conosciuta neanche nella contesta del padre, voleva venire a parlare di scuola. Lui parla di tutto con la stessa enciclopedica ignoranza crassa e alla fine è sempre contento, no? Già mi se lo portano via perché ho preso botte da oggi, però è felice. Quindi lo mandano, quella sera parlava di giustizia, naturalmente, e c'era dall'altra parte, come ci capiva, questo era la scintilla inaspettata, c'era il giudice Pinti, quello che ha scritto il libro Poverò, che diceva, scusi, ma questo è un elenco dei reati per i quali noi non potremo più intercettare, ma state scherzando o cosa? Ma lo sapete che cosa succede quando fate questa legge? Che avremo migliaia di criminali in libertà, impossibile per cari. E la sicurezza cosa è? Ha detto, la ringrazio dottor Pinti perché noi in questi dibattiti vediamo anche per imparare, quindi gli ha detto, prossima volta magari ci fate un colpo di diretta per fare la legge, vediamo anche con dei contenuti. A quel punto ha detto, comunque noi non siamo contro le intercettazioni, noi siamo contro gli abusi. E Pinti ha detto, ma non è che non ci sono abusi delle intercettazioni, noi facciamo le intercettazioni per i reati per i quali ho sentito farle, quando non c'è altro modo per scoprire i contenuti. Quindi non è che ci sono gli abusi, non è che uno intercetta per un reato per cui non si può, perché se uno intercetta per un reato per cui non si può, l'intercettazione è nulla, è inutilizzabile, non esistono gli abusi. Seguiamo la legge di oggi, che ci consente di intercettare per tutti i reati, compresi fino alla pena di 5 anni. In futuro ce la volete portare a 10, rendetevi conto che c'è dentro la rapina, il furto, lo scippo, lo stupro, l'associazione delinquente, la bancarotta, fate un po' voi. Allora il Caspari ha capito. Si stava mettendo male per lui. E allora si è uscito con una frase tutto. Ogni volta spero di essere inventato. Quella frase pensare che dice no, l'ho sentita. Vi prego di confermare se l'avete sentito. Ha detto, no, comodo, far sempre tutte queste intercettazioni che così salta subito fuori il colpevole. Quindi la guardate, così può intendere, lavando bene perché dico di non aver capito, cioè lei sta teorizzando che le intercettazioni funzionano troppo bene e quindi bisogna darci una calmata perché se no si scopre troppo bene, questo, cioè lei sta confessando, se ne rendo conto, aveva reso piena confessione, no? Sul vero momento che gli ha portati a fare questa legge, le intercettazioni funzionano, questa è la tragedia. Comodo, ammazzare il tempo e gli inferi ci mettiamo a intercettare la gente così per essere tra gli amici. Poveretto, pure si sentiva dire con i sistemi, queste cose gli è scappato di dirle tutte, no? Era un passaggio in continuo, peraltro. Allora, dice comodo, allora è un altro dibattito, c'era sempre Caspari, mancato il figlio ormai, dalle piaghe del cubito per il fatto. C'era dietro altro pericoloso competente che l'ha fatto nero, ma che si è accorto che dietro dice, scusa Caspari, tu sai il caso della clinica di Milano, sai che c'era un'indagine per truffa, hanno fatto delle presentazioni e hanno scoperto che nella clinica non solo truffavano ma ammazzavano, ho visto. La domanda è, senza le intercettazioni per truffa, come fai a scoprire l'omicidio?
Gasparri, come sul solito, risponde: ma noi l'abbiamo lasciata per l'omicidio di intercettazione? Chiesto, no, guarda, scusa, indagine per truffa. Anche perché nessuno verrebbe mai in mente, a priori, di sospettare che in una clinica invece di curare i malati si scannino anche quando sono sani. O di appare l'arcangelo Gabriele, si avverte, o se no come fai a immaginare? C'era una denuncia per i soliti rimborsi gonfiati delle cliniche convenzionate, mettono i telefoni sotto controllo, scoprono che oltre alle truppe ci sono anche gli omicidi. Capisci che se non intercetti per truffa non scopri l'omicidio? Non è che puoi dire: ma io faccio le intercettazioni per omicidio, poi se salta fuori anche la truffa va bene lo stesso. Non è che puoi fare così. Devi avere una notizia di reato. La notizia di reato è la truffa, non l'omicidio. Con questa legge non ci sarebbe scoperto. Gasparri, esistono anche dei metodi tradizionali di indagine senza bisogno di fare le intercettazioni. Anche il detto, mi vuoi dire il momento tradizionale con cui avresti, perché Gasparri favoleggia i metodi tradizionali di indagine di vecchi marescialli di suo avvocato, sempre quei vecchi marescialli di una volta che facevano le indagini con quei vecchi metodi, no? Cioè quelli che andavano in giro a cercare di trovare con la lente di ingrandimento. Gli ha detto: ma a parte che i marescialli oggi fanno le intercettazioni anche perché i criminali lavorano con internet, con Skype e con le schede telefoniche estere, quindi è un po' difficile beccarli cercando di stronza dei pini. Ah, il sistema aveva detto: come avresti scoperto tu gli omicidi alla Santa Rita con questa legge che vieta le intercettazioni? Per la tua risposta di Gasparri, e qui prego di confermare perché mi meraviglio io stesso che abbia potuto dirlo, detto semplice, spulciando le cartelle qui. Voi immaginate la scena di Santa Rita, il primario appena accannato un malato spazio, che ancora il cadavere del locale di risultato di Marco, tinge la penna nel sangue della vittima e inizia a compilare una cartella clinica. Il paziente dal dall'Italia è entrato qui sano, ma poi ci ho pensato io con le mie a sventrarlo tutto, firmando il primario Gesù Quattro, quindi la campagna col maresciallo e la mente di gradimento e il dopo la cosa che si intenda a quello che voglio. Questo non accade in un paese dove l'informazione non c'è e però ogni tanto sfuggono i Gasparri al controllo delle badanti, delle mercati e delle armi nascosti e confessano pubblicamente che cosa succederà. Questi sono i rari momenti in cui c'è qualcuno che volendo riesce a capire che cosa succede. Quando voi vedete i sondaggi, i risultati elettorali che li sconvolgono, pensate a come sarebbe diversa la fisionomia del paese se il paese avesse la percezione esatta di dove stiamo andando a finire con leggi di questo genere. Non sto parlando sia di elettori di sinistra, sia di elettori di destra, comprensibilmente desiderosi di un governo di destra che faccia una politica di destra per la sicurezza di destra, sapessero che cosa diavolo stanno facendo questi qua della finta destra che abbiamo sul gruppone da alcuni mesi. Non sto dicendo che avrebbero fatto meglio a votare la sinistra era quella che aveva fatto di tutto, sto semplicemente dicendo che ci sono molte persone che non hanno ben chiaro dove hanno messo il loro voto, credendo di averlo messo al futuro, l'hanno messo nel posto più lungo. Sbagliato e probabile e ancora non lo sanno. Poi succederà che lo sapranno, perché come diceva Montanelli il migliore vaccino contro Berlusconi è Berlusconi, è trovarlo, non ce la fa, non è capace, non è questione di destra, non è capace a governare, si occupa dei fatti suoi benissimo e dei fatti nostri malissimo, quindi
è uno che perde tutte le elezioni intermedie e non viene mai riconfermato al governo la volta successiva, perché se ne ha abbastanza di quello che ha fatto in quella legislatura lì. Dopodiché, perché il vaccino non è mai definito? Perché arriva il centro-sinistra che è l'antidoto contro il vaccino del futuro. Si riesce a fare dimenticare la risposta che è il futuro di tutto come la vedeva. Questo è il nostro obiettivo, ma vi assicuro che noi non cadremo più dalla padella dell'abbraccio in legislatura se avessimo semplicemente il piano che abbiamo di fronte. Forse se ce l'avessimo chiaro un giorno potremmo persino permetterci una campagna elettorale con Obama e McCain, due personaggi diversissimi fra di loro, anche per età, ma che un anno fa nessuno sapeva chi fossero. È un approdo che ci lascia allibiti. Se voi ci pensate, quando mai ci è capitato di avere candidati per la guida del governo due persone che un anno prima non sapevamo chi erano? Mai. Forse dipenderà dal fatto che negli Stati Uniti, con tutti i difetti che ha quella democrazia, esistono ancora, come diceva Bianca Berardi, tutti le elezioni primarie per la scelta dei propri rappresentanti. Già in base di stiamo parlando di un giornalista, stiamo parlando di un intrattenitore, il quale chiedeva il nome che è perché si faccia finanziare da uno che è stato in galera. Io l'ultima volta che ho parlato di una roba del genere mi hanno fatto causa per centinaia di migliaia di euro. E queste cose le chiede Letterman al candidato che si presenta lì, al quale Letterman ha dato del bugiardo, perché un mese prima aveva disertato un invito dicendo devo andare a Washington, che poi non era a Washington. E Letterman gli dice, lei è un bugiardo. Voi capite che la nostra situazione bloccata dipende dal fatto che non esistono più strumenti di controllo nei confronti delle classi dirigenti che si autoperpetuano, a destra come a sinistra. Non è, il merito non vale più, direttore non vale più, la situazione è bloccata, non sappiamo ogni volta che andiamo a votare in base a che cosa votiamo, non sappiamo chi dobbiamo premiare e chi dobbiamo punire, anche volendo non abbiamo strumenti né per premiare né per punire il tizio Caio, perché dobbiamo prendere le decisioni a scatola chiusa, e quindi purtroppo sono tutti problemi collegati. Ecco perché dicevo all'inizio che non esiste legge a persona che non danneggi tutte le persone, e alla fine sfigura la democrazia. Ogni giorno che passa sfigura la democrazia e la rende sempre meno democratica. E devi saperlo, perché credo che sapere queste cose sia già un grosso vantaggio, almeno che si può raccontare in giro e diffondere un po' la consapevolezza.